i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la Calcio Lecco dei Vedei. Oggi è venerdì 12 aprile 2024 ed è un altro passettino verso Lecco Reggiana, verso insomma anche altre situazioni che hanno caratterizzato questa settimana, così come diciamo avevamo predetto all'inizio della stessa. Allora, prima di tutto il ritratto blu celeste. 12 aprile è il compleanno di Mauro Borghetti, che in carriera ha vestito solo le maglie di tre club, prima Lecco dal 90 al 95, poi il Varese con il maggior numero di presenze in carriera, poi il Monza dove ha chiuso la carriera nel 2005. È nato nel 1969 a Rho. L'esordio assoluto in blu celeste è arrivato in Coppa Italia di Serie C 22 agosto 1990, Lecco Pergo Crema 2-0. Nel corso delle 5 stagioni giocate in Riva al Lago ha collezionato 149 partite in campionato, più lo spareggio per la permanenza in C2 contro l'Ospitale Cotto del 20 giugno 1991 con 2-0 il risultato finale, reti di Seveso e Remondina, e anche 27 partite in Coppa Italia di categoria, una sola rete segnata, quella della vittoria in Lecco su Biatese 2-1 dell'11 ottobre 1992. È stato Borghetti una pedina fondamentale del centrocampo lecchese sotto la guida di Zecchini, Rota, Savoldi, Pasinato e Ratti. L'ultima apparizione l'ha collezionata il 14 maggio 1995 in Lecco Costa 0-1 del 14 maggio. Spesso in seguito è stato incontrato come avversario con il Varese, poi amico di Luciano Foschi, e è stato anche in tribuna, insomma. Foschi ha raccontato spesso delle sue cene con Borghetti, che abbiamo visto anche una serata di non troppo tempo fa in realtà al Teatro Invito, proprio per il compleanno di Enrico Monticelli, 100 anni. Poi il nostro Lanfredo Mirelli ci ricorda di Rudy De Paola, nato a Varedo nel 1983, nell'Ecco dal 2003 al 2004 al 2005-2006, primo campionato di Serie D dopo la promozione dall'Eccellenza, in quello successivo terminato dell'Ecco al secondo posto alle spalle della Canzese, che in seguito ci lascerà spazio per rinuncia. Presenze solo 72, 9 in Coppa Italia, 36 reti segnate in blu celeste, ma due sono state cancellate dal giudice sportivo per la posizione irregolare di Santoli. L'Ecco Zacchiera 3-0 per i blu celesti il 1 febbraio 2004. De Paolo aveva realizzato una doppietta cancellata dallo 0-3 al tavolino a favore dei sardi. Oltre a questa doppia segnatura, l'attaccante Brianzola ha segnato altre 6 doppiette e una tripletta in un Lecco Caratese 7-1 di Coppa Italia del 13 ottobre 2004. Rudy che fa gol da curva esulta, penso che qualcuno di voi se lo ricorderà. Auguri a Sergio Poiani di Roma, nato nel 1927, che ha giocato nel Lecco per 2 stagioni, 56-57 in C, stagione successiva in B, ruolo di centrattacco, come si diceva allora. Fabio Roselli di Acri, provincia di Cosenza, classe 1983, blu celeste, Serie D del 2017-2018, primo anno di Nunno. Poi abbiamo Daniele Donnarumma da Gragnano, in provincia di Napoli, del 1992, che ha vestito il blu celeste in Serie D nella stagione 2016-2017, lasciò il 1 dicembre del 2016 per le questioni legate al fallimento, si recò a Mantova, andò male altrettanto, però poi da lì in realtà la sua carriera è partita, è andata veramente forte, l'ha portato a sbocciare a Monopoli. A Monopoli, guardate che la Donnarumma Sarau era diventata un po' un marchio di fabbrica, giocatori che apprezzo personalmente, anche dal punto di vista umano. Poi Donnarumma si è messo veramente in luce nel girone C, è andato a Cittadella, ha fatto delle buone annate di Serie B, è sceso di categoria per raccogliere l'offerta del Cesena e ha vinto il campionato proprio poche settimane fa. Adesso si giocherà la Supercoppa a breve, alla fine di questa stagione, e tra l'altro dal suo piede è partito anche l'assist decisivo per il gol decisivo in Cesena Pescara 1-0. Quindi auguri e insomma un ricordo per il caso di Cugliani per tutti questi ritratti blu celesti, che sono anche insomma uno facendone parte magari dei blu celesti forever o per sempre blu celesti, insomma, come da titolo delle nostre rubriche al nostro volume che vi ricordo potete acquistare. Allora, ci avviciniamo a questo Lecco Reggiana. È stata effettuata la designazione arbitrale, tornerà
Minelli ad arbitrare e ci hanno portato decisamente male, vabbè, ovviamente colpe non sono sue, ma proprio per niente. L'Ecco Ternana 2-3 e di Ferral Pisano l'Ecco 5-1, due partite dolorosissime, due crocevia. Magari l'Ecco Reggiana fosse un crocevia in senso positivo di questa stagione, perché insomma ci sarebbe anche bisogno di un po' di positività vera sul campo in questo momento, con lui, quindi la designazione local. All'andata, tutto sommato, con Tremolada non andò male. Vero è che l'episodio poi finale, il rigore non assegnato per quella spinta lì, venne contestato, ma oggi non sono proprio sicuro che fosse dentro l'area, tra le altre cose. Però ecco, al di là di quello, la partita venne gestita complessivamente bene da Tremolada. E insomma, la CAN quest'anno, sapete, ha un po' depenalizzato, tra virgolette, consentitemi il termine, che so essere decisamente improprio, la provenienza. Quindi anche un arbitro vicino può andare ad arbitrare una partita tra due squadre che non sono a grande distanza. Fosse l'Ecco Como, potrebbero mandarti veramente un arbitro di Milano, tanto per dire, o di Seregno, dato che ce ne sono nel giro della CAN. Quindi questa è una notizia non particolarmente, insomma, gustosa. Continuiamo, insomma, con il nostro avvicinamento a questa gara, e oggi ci sarà anche la conferenza stampa di mister Andrea Malgrati, che quindi tornerà a parlare di fronte a telecamere e microfoni. Ci dirà cosa è successo in questa settimana, ci dirà di più sicuramente sulle condizioni di Eugenio Lavanna, delle quali, insomma, abbiamo bisogno di avere delle parole ufficiali per capire se il problema è serio, se il problema è risolvibile, se il problema è rientrato, di parole che sappiano di ufficialità. E poi, ovviamente, come di consueto, ci saranno le solite, diciamo, speculazioni sulla possibile formazione iniziale e via dicendo. Però beh, queste fanno parte dell'avvicinamento classico alla partita. Oggi è giorno di rifinitura, oltre che di conferenza stampa. Noi siamo stati convocati per le 12:30, quindi a ridosso di questo orario finirà l'allenamento, che di solito inizia verso le 11, quindi diciamo che intorno alle 13 ci potete trovare su LCN Sport con il nostro commento. Per quanto poi riguarda le altre questioni societarie, sì, poi ovviamente, come dico sempre io, leggo tutto quello che riguarda l'Ecco, fondamentalmente, quindi leggo anche le altre fonti di stampa. Quindi ho letto ieri l'articolo apparso sui colleghi della provincia di Lecco. Rispetto a quello che è stato scritto, che ovviamente è giusto commentare perché è strettissima attualità e l'argomento è caldo. Allora, sapete che noi sulla figura di Lin siamo sempre stati dubbiosi, abbiamo sempre messo davanti dei dubbi, credo leciti, suffragati poi da numeri e nostre analisi legate a questi dati. Poi ovviamente chiunque può fare le proprie valutazioni. Credo che il tempo ci darà ragione e non credo personalmente che Alex Lin diventerà proprietario della Calcio Lecco 1912. Questa è la mia lettura, secondo quello che è un po' il sentiment che sono riuscito a raccogliere in questa settimana. Quindi ovviamente non è una prova certificata, questa è la mia impressione. Sicuramente la questione legata agli assegni circolari, vi dicendo, alle richieste di Dinunno che sarebbero esplose verso l'alto e tutto. È chiaro che Dinunno ha dalla sua parte un capo d'accusa perenne, che è quello legato alla sua instabilità dal punto di vista decisionale, perché lui è fatto così e non ve lo devo spiegare io. Sapete benissimo che il personaggio è di quelli che divide, è di quelli che fa veramente discutere, è di quelli che ha fatto saltare il banco durante questi mesi,
siamo stati noi anche a raccontarvi tante volte di come lui avesse avuto la possibilità di cedere questa società durante lo scorso autunno, inverno, per una cifra molto più cospicua rispetto a quella che chiede adesso. Si parlava di 7-8 milioni, balliamo dentro questo range, non credo che comunque ci discostiamo tanto dalla realtà. Quindi questi soldi non li avrà, non li vedrà. Oggi il Lecco viene giustamente trattato come una squadra di Serie C, o poco più. Ci sono sempre questi costi di gestione che vengono attribuiti e che verrebbero insomma ceduti all'acquirente. Ci sono questi debiti, continuo a dire sempre che lo chiamo impropriamente perché proprio non è un debito, è una spesa finanziaria, insomma va sostenuta ancora, delle fatture che sono state, dei preventivi che sono stati firmati, poi c'è stata l'emissione di fatture che andranno a scadenza a breve, da circa 1 milione di euro, che insomma sono quelle che di uno in questo momento pesano veramente. Perché poi sulla questione stipendi vi abbiamo proprio raccontato ieri che in realtà quest'anno non c'è più la scadenza del 16 di aprile, in altri anni sì, febbraio, aprile per stipendi, bla 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 bla, perché poi ci sono delle scadenze differite, ci sono sempre state su stipendi, barra IRPEF e via dicendo. In realtà la scadenza di stipendi di aprile è stata accorpata a quella di marzo, quindi c'è stato un versamento più ingente, ma detto ciò il bimestre che comprende marzo e aprile va saldato entro il 4 di giugno, il mese di maggio va saldato entro luglio, giugno va saldato entro agosto. Poi non vi sto qui a fare il pistolotto su IRPEF, pagamenti che riguardano diverse aree, poi di chi è sotto contratto e via dicendo. C'è, se avete proprio voglia, un bel compendio, diciamo così, riassuntivo, prospetto riassuntivo dell'Associazione Italiana Calciatori, che riassume, se no c'è sul pezzo dell'ECN allegato tutto il PDF con il nuovo funzionamento per la concessione delle licenze nazionali. Per dire, c'è anche la prescrizione che nasce proprio dalla nostra situazione assurda della passata estate e via dicendo. Però ecco, il discorso stipendi poi in realtà non è prettamente legato a una scadenza che arriverà a breve. Ci sono appunto queste fatture, queste sì, che mi risultavano a scadenza e di uno è interessato a farle pagare a qualcuno. Ci sta, La cifra, lo sapete più o meno, di 3 milioni abbondanti, circa 3 milioni e mezzo. Questo insomma è quello che appare andando a sommare le varie cifre, l'ha detto lui, e bene o male è una cifra che mi risulta corrisponde a realtà, per quanto solo le parti coinvolte sappiano veramente l'ammontare della richiesta del patron e i suoi imprenditori interessati dall'altra parte del tavolo. Detto ciò, situazione lì, da quello che posso dire, ieri non si è andati a chiusura, assolutamente. Quindi, rispetto a quelle che sono state le indiscrezioni, le notizie riportate ai colleghi della provincia di Lecco, fondamentalmente sono d'accordo. Per quanto riguarda poi la parte finale, la chiosa sul fondo texano, non scopriamo niente di nuovo, mi viene da dire. Sapete benissimo che c'è questo fondo americano interessato alla Calcio Lecco 1912 ormai da vario tempo, e non è che lo scoprite adesso. Fondo americano che non è Brera Holding, giusto per capirci, questo penso che lo sapevate già perché la trattativa è stata interrotta ormai da tempo. È un'altra entità che, come vi ho sempre detto, preferisce navigare sotto livello del mare con un buon sommergibile, e quindi è difficile andare a scoprire cose che è possibile rendere pubbliche. Ci lavoriamo da un po' a questa pista, però devo dire che hanno alzato una cortina fumogena e sono stati bravi probabilmente a contattare e a far lavorare persone che a loro volta sono state brave ad alzare una cortina fumogena. Quindi stanno sicuramente operando bene dal punto di vista. Non mi risulta sia saltata, questo no, quindi qualcosa comunque c'è, così come mi sento di poter dire che l'interesse dell'imprenditoria locale non è scemato del tutto. Quindi
come vi dicevo ieri, anche l'imprenditoria locale guarda con interesse a questa situazione, perché io credo, e anzi sono convinto del fatto che questa annata e la tantissima visibilità che ha avuto Lecco, che ha avuto la Calcio Lecco 1912, il ritorno turistico, il ritorno d'immagine, via dicendo, cose che Ceppi ha capito negli anni 60, abbiano dato veramente grande lustro, siano stato un grande veicolo promozionale per la società. Sull'altro ramo dell'Ario diciamo che l'hanno capito prima, sono stati bravi a trovare degli investitori clamorosamente capienti prima, mentre mi fa piacere che comunque nel corso dei mesi in casa Calcio Lecco 1912 siano pervenuti vari interessamenti. Poi ci sono state cose più concrete, cose meno concrete, ci sono situazioni che non convincono, tipo Brera, tipo Lin, ci sono situazioni che non sono maturate, ma come dico spesso, l'imprenditoria locale non si può dire che non si sia mossa, perché vi ricordo che a settembre si parlava di cessione dei diritti del nome dello stadio Riga Monteceppi e Ausider per una valenza triennale dal punto di vista temporale e un accordo da, quanto, secondo quanto mi risulta, 300.000 euro. Quindi insomma non si può dire che non ci fosse la possibilità, non ci sia stata la possibilità di ricevere soldi neanche banali all'imprenditoria locale, ma perché poi banalmente c'è chi tra gli imprenditori locali ha messo i LED e aspetta un saldo, c'è chi ha messo le luci e aspetta un saldo, c'è chi ha fatto, ha lavorato allo stadio in periodi di ferie ed è stato saldato, o non tutti sono stati saldati, qualcuno interamente, qualcuno parzialmente, via dicendo. Quindi qualcuno è stato saldato, a qualcuno è arrivato qualche acconto, e quindi Galperti ha messo il suo nome sulla schiena, Cantine Pirova hanno confermato il suo nome davanti, c'è l'Academy che sponsorizza Galperti, insomma l'imprenditoria locale ha dato, si può dire di no. Io credo che possa aver capito che è la volta giusta per avvicinarsi veramente a questa squadra. No, questa ho una percezione positiva per quello che sono le vicende extracampo. Io credo che ci possa aspettare un futuro positivo. Ho questa sensazione. Avevo sensazioni positive anche prima di Foggia Lecco, quando una coccinella rossonera è entrata in aereo e si è posata sulla spalla di Stefano Girelli, con il quale insomma abbiamo viaggiato come con il resto della squadra per questa partita importantissima per la nostra storia recente. E poi la sensazione è diventata, direi, qualcosa di molto 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 più concreto. Speriamo di aver ragione. Ci ritroviamo domani con il Lecco Reggiana e con altre cose legate all'attualità blu celeste. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.